Buonasera a tutti e benvenuti a Fatti e Dintorni. Quest'oggi siamo in esterna, abbiamo deciso di spostarci nei pressi di Salerno, siamo praticamente a Fisciano alla sede dell'Università di Salerno, dove siamo venuti ad incontrare il presidente della DISU. Lui è Domenico Apicella. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Allora, noi siamo alla DISU, l'abbiamo visto scritto lì in fondo. Che cosa significa letteralmente innanzitutto? Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario. È un ente strumentale della regione e tra i suoi compiti istituzionali rientrano non solo l'erogazione di borse di studio per meritevoli, ma anche il servizio di accoglienza per studenti fuori sede, parliamo delle residenze universitarie, e erogazione di pasti presso la mensa universitaria. Allora, noi cercheremo di farvi capire, di farvi comprendere bene facendo ovviamente un giro nelle residenze, un giro nella parte esterna del nucleo centrale dell'Università di Fisciano, e lo faremo proprio in compagnia del presidente e del direttore amministrativo Romaniello, se non sbaglio si chiama così. E allora andiamo, vediamo un poco come funzionano, a chi può accedervi e in quali modalità. Presidente, un po' di cose però sono cambiate nel corso degli anni, almeno ricordo quando mi sono laureata io, di sicuro tutto questo non c'era e anche tanti servizi mancavano, lo dicevamo poco fa. Sì, certo. Il campus offre la possibilità agli studenti di vivere una vita normale, pienamente integrati. Abbiamo tra i servizi che non offre la DISU in realtà, ma l'università, un posto di polizia in questura di Salerno, ufficio postale, il tesoriere, quindi hanno un istituto di credito a loro disposizione, proprio per oltre punti di ristoro diversificati un po' in tutte le facoltà, un ampio parcheggio, ovviamente ci tengo a dire completamente gratuito. Beh, questo sicuramente è importante, ma torniamo alla DISU. O Edisu? È Adisu. In origine era opera universitaria, nel corso del tempo è stato trasformato in Edisu, ente per il diritto allo studio universitario, dal 2002 è stato trasformato in Adisu, azienda pubblica per il diritto allo studio universitario. Allora, entriamo nel merito. Quante residenze ci sono? Come sono formate queste residenze in maniera pratica? Allora, parliamo di 628 alloggi. Dove ci troviamo adesso sono circa 282 gli appartamenti, distribuiti tra monolocali e bilocali, con servizio lavanderia collettiva, sala polifunzionale che accoglie i ragazzi, gli studenti durante l'arco del pomeriggio, una sala studio, una sala cinema, hanno la possibilità svolgere tra le varie attività anche musica all'interno della sala polifunzionale, ma soprattutto gli appartamenti sono dotati di ogni comfort, da angolo cottura, rete wifi gratuita, servizio di riscaldamento e di raffreddamento, parliamo di locali completamente climatizzati. Quindi insomma diventa tutto più semplice, prima bisognava per forza viaggiare, ma lo scopo è anche quello, lo sentivo prima dal direttore amministrativo, è anche quello di internazionalizzare, quindi si dà la possibilità anche agli stranieri di venire a studiare qui e di avere delle residenze. Certo che sì, ragazzi vincitori di borse di studio rispetto ai quali si favorisce l'internazionalizzazione, abbiamo ragazzi con 15 nazionalità diverse, vietnamiti, francesi, spagnoli, australiani, anche perché iscritti presso le facoltà scientifiche del campus di Fisciano. Quindi l'accesso alle residenze ad ISU, come lei parlava di borse di studio, quindi c'è una parte di residenze che sono assegnate solo tramite borse di studio? Allora, le prime residenze sono assegnate a coloro che sono vincitori di borsa di studio. Dal primo anno, almeno al primo anno, hanno diritto coloro che in virtù dell'ISE, del modello ISEE hanno un basso reddito e dunque hanno la possibilità di avere un posto alloggio oltre
il pasto gratuito ricompreso nella borsa di studio. Dal secondo anno in poi si premia quella che è la loro carriera accademica, ovvero il rendimento scolastico e suddiviso in voti e crediti formativi. Quindi insomma prima per merito, però poi c'è anche una parte, quella rimanente, che può essere assegnata per... Anche persone che ovviamente sono fuori sede hanno possibilità di fare richiesta di alloggio ovviamente a pagamento. E i costi? Allora parliamo di un monolocale per, al prezzo di 260 euro, secondo le caratteristiche che enunciavo poco prima, di un bilocale per 440 euro mensili. Insomma accettabili. Allora adesso ci spostiamo in un'altra zona, così visitiamo un'altra parte delle residenze e poi volevo sapere anche come funzionava la mensa e parlare magari anche del progetto Dieta Mediterranea tra poco. Apicella, siamo nel cortile, chiamiamolo così, nella corte, queste sono le prime residenze che sono state costruite? Sì, sono state costruite. Quindi, che anno eravamo? Allora, parliamo degli anni 2007. Consegnate 2006 circa, 2006-2007, consegnate nel 2009. Sono passati già diversi anni, io però sì. Vedo una manutenzione direi perfetta, c'è un senso di pulizia, un senso di tranquillità, di serenità meravigliosa. Questo significa vivere una vita da campus, ma soprattutto i ragazzi sono molto rispettosi dell'ambiente in cui vivono, lo sentono loro, lo avvertono come loro patrimonio e ne fanno un buon uso. Basti pensare che i ragazzi hanno anche a disposizione un servizio lavanderia dove normalmente provvedono loro al lavaggio della biancheria, una sala giochi, una sala polifunzionale, una sala studio e curano da soli con un controllo ovviamente che c'è da parte della società che gestisce, curano da soli tutto quello che lei vede in questo momento. E quindi mi viene da pensare, dove sono insieme tanti ragazzi, non ci possono essere delle problematiche magari rispetto all'ordine pubblico? Ma l'ordine pubblico è assicurato innanzitutto dal servizio di vigilanza che è qui all'interno dell'università. Il posto di polizia ci assicura comunque una vigilanza, così come dall'esterno l'arma dei carabinieri ci sostiene sempre, ma poi il servizio di porterato ha un'operatività H24, quindi lo studente ha la possibilità di avere sempre assistenza durante l'arco della giornata e anche durante la notte. Quindi diciamo che i genitori vivono ore serene, tranquille, a casa. Sì, sì. Insomma, possono stare tranquilli. Possono stare tranquilli. Allora, adesso andiamo a vedere la sala polifunzionale. Abbiamo praticamente sequestrato dal lavoro il direttore amministrativo Romagnello, grazie per esserci, ma è importante insomma averla. Allora, noi in questo momento siamo in un'aula polifunzionale, una grande aula polifunzionale, dove i ragazzi che cosa possono fare? Allora, questo è un luogo di aggregazione dei ragazzi che sono ospitati all'interno della nostra residenza universitaria. Come vedete possono fare partite a scacchi, possono vedere insieme la televisione, possono suonare il pianoforte e fare aggregazione, c'è il bar. Che è aperto tutto il giorno? Il bar nell'orario in cui gli studenti stanno all'interno delle residenze. Certo. Chiaramente la mattina i ragazzi stanno tutti a lezione. Devono studiare. Poi chiaramente a ore di pranzo, dopo il pranzo vengono qui e stanno fin verso le 4. Poi tornano a lezione oppure vanno in stanza a studiare e poi la sera dopo le 6 vengono qui un po' a socializzare tra di loro. A fare la cosiddetta ricreazione. Sì, sì. Vedono anche le partite insieme.
Avete anche qualche pay TV, chissà, non si può dire forse, non si può dire. C'è la possibilità, certo. Sì. Allora, mi chiedevo, si è parlato molto anche di internazionalizzazione, sì. Quindi la possibilità sì. di mettere insieme ragazzi sì. che vengono da nazioni diverse. Sì. Noi abbiamo studenti che vengono praticamente da tutti i continenti, abbiamo molti studenti e studentesse vietnamiti, abbiamo studenti dell'Iran, abbiamo studenti della Cina, abbiamo studenti che vengono dal continente africano, dalla Sud America e ovviamente abbiamo tutti i ragazzi dell'Erasmus che frequentano, quindi diciamo l'intero planisfero è rappresentato. E vanno d'accordo l'uno con gli altri, insomma c'è integrazione. Ovviamente. Sì, c'è integrazione, ovviamente devono prima un momento di conoscenza. La lingua. La lingua, quella è un problema, però poi i ragazzi... sia i ragazzi dell'Erasmus sia gli studenti stranieri per poter seguire le lezioni da noi, anche se alcuni corsi si fanno quasi esclusivamente in inglese, però hanno necessità di imparare la lingua e quindi e questo aiuta anche lo scambio tra di loro, imparano la lingua anche con i loro amici italiani. Ma infatti poi noi siamo bravi sì. insomma a farci capire soprattutto. Lei è praticamente quasi dall'inizio della DISU che è qui, quindi un po' è un progetto che ha sentito dentro, che porta avanti con il cuore, no? Lo vediamo che si emoziona sì, quando sì, parla. Sì, sì. Eh? È da più di 30 anni, quindi diciamo ho seguito un po' il raddoppio della mensa e tutta la vicenda delle residenze, dei 4 residenze che abbiamo aperte fino ad ora, le ho seguite tutte diciamo dalla metà del scorso decennio fino ad oggi. La prima residenza è stata aperta nel 2009, l'abbiamo aperta noi qui a novembre. Quindi insomma c'era, lei c'era. Abbiamo parlato di internazionalizzazione, girando ovviamente per i corridoi dell'EDISU abbiamo incrociato e incontrato uno studente che viene dal Camerun, insomma non proprio dietro l'angolo. Come ti chiami? Oh, io sono Guy, dove studiare ingegneria marimante in Salerno. Ah, ingegneria. E come ti trovi qui? Come ti trovi? La vita in italiano, pensa, bene, mi piace... cibo in italiano molto bene. La dieta mediterranea funziona. Sì, sì. I docenti, i professori come sono? Il professore principale è il professor Massimo Poletto. Sono bravi? Sì, bravi, è per l'ingegneria, chemical engineering, principale, sì, sì. Ok, senti, gli appartamenti qui come sono? Si mangia bene, si dorme bene, state tranquilli? Sono belli? Tutto bello, tutto bene, tutto bene, bellissimo, bellissimo. Da quanto tempo sei qui? Totalmente due anni, penso, settembre, due anni, sì. Ok, allora noi lo rincontreremo magari tra qualche tempo, vediamo che percorso scolastico ha fatto. Dici ciao. Ok, ciao. Come promesso siamo arrivate nella zona mensa, ovviamente adesso sono le 17, le 18 di sera e di conseguenza insomma non c'è nessuno, le signore stanno facendo le pulizie, allora lo dicevamo prima perché c'è una parte nuova e una parte vecchia diciamo della mensa, che cosa è possibile mangiare qui direttore? Allora qui possono consumare un pasto completo, di primo, secondo, contorno, pane e bibita, oppure possono prendere un extra, quindi possono prendere un secondo, un primo, un contorno a scelta, oppure possono gustare la pizza. Ah, quindi c'è anche la pizza? Sì, abbiamo un reparto pizzeria
dove produciamo circa 300 pizze al giorno che vanno a Ruba. Immagino, insomma, la pizza, poi noi siamo qui al sud. Presidente, però io so che tra un po' sarà possibile anche consumare la cena qui all'università. Sì, a breve apriremo la mensa anche per il servizio serale dalle 20 alle 22. È un servizio che abbiamo pensato insieme al Consiglio d'amministrazione dovesse essere offerto agli studenti o anche al personale docente e tecnico amministrativo che normalmente si avvale del nostro servizio ristorazione. E quindi diciamo, rientriamo tra gli atenei del sud o almeno tra le aziende per il diritto allo studio più avanzate in Italia. Beh, sicuramente non c'è alcun dubbio. Abbiamo quindi parlato anche del fatto che nella mensa quindi c'è un progetto, comunque è stato avviato un progetto che in qualche modo comprende e abbraccia quella che è il nostro punto di forza, ovvero la dieta mediterranea, grazie al quale siete anche andati all'Expo qualche giorno fa. Sì, siamo stati ospiti del padiglione della Regione Campania proprio la scorsa settimana perché abbiamo portato avanti quello che era un progetto avviato lo scorso anno. Il progetto si chiama SUD, ovvero studio dell'Università di Salerno sulla dieta mediterranea. In cosa consiste? Nel far sì che gli studenti universitari che si sottoporranno volontariamente a questo progetto, grazie all'utilizzo dei prodotti di dieta mediterranea, intesa non solo come fruizione di pasti, quindi utilizzazione di cereali, oli della nostra regione, pasta, pomodoro tipici, abbiano anche uno stile di vita che è tipico della dieta mediterranea. E lo studente che unisce attività sportiva ad una sana dieta mediterranea avrà sicuramente effetti migliorativi anche non solo sull'aspetto salute ma anche sul rendimento scolastico. Quindi sicuramente è un progetto importante che proseguirà, credo, anche nel corso dei prossimi tempi. Quest'anno sarà l'avvio di questo progetto che verrà ripetuto ogni anno. Il periodo di validazione sarà di circa 3 mesi. E soprattutto siamo la prima azienda pubblica per il diritto allo studio in Italia che ha proposto un progetto del genere in vista di Expo. E allora, noi siamo praticamente in chiusura. Direttore, possiamo dare qualche indicazione riguardo alla possibilità di iscriversi, o quantomeno non di iscriversi, ma di accedere alle residenze? Per quest'anno ormai è andata, no? Abbiamo chiuso? Sì, praticamente sono piene. 2015-2016. Sì. Però noi comunque manteniamo aperta sempre la possibilità che gli studenti possano, interessati, che possono fare una domanda, perché nel corso dell'anno possiamo avere anche qualche defezione, qualcuno che finisce gli studi e quindi libera la struttura, e quindi in questo caso possiamo anche venire incontro alle esigenze di studenti che nel corso dell'anno vogliano utilizzare le nostre residenze. Oppure bisogna prepararsi per il prossimo anno con l'ISEE? Il prossimo anno, quindi diciamo la via principale è quella di se ci sono i requisiti di reddito e di merito, di condizioni economiche e di carriera, di fare la domanda per la borsa di studio. In questo caso bisogna essere solleciti, quindi preparare la documentazione ISEE, la nuova documentazione ISEE, perché poi diciamo la possibilità di accedere al nostro beneficio della borsa di studio, che per i fuorisede comprende una parte in denaro ma l'altra parte come posto alloggio e l'altra come accesso alle mense, è evidente che c'è la necessità di avere la possibilità da parte nostra di verificare le condizioni economiche, quindi c'è bisogno dell'ISEE, mentre invece per quanto riguarda i dati di carriera li prendiamo accedendo direttamente alle banche dati dell'università con la quale c'è una stretta sinergia. Benissimo, cristallino, insomma siamo riusciti a comprendere tutto, sicuramente torneremo alla DISU, torneremo all'Università di Fisciano e io ringrazio il Presidente Apicella e il Direttore Amministrativo, appuntamento alla prossima settimana con Fatti Dintorni.